La firma PADES invisibile consente di evitare l'inserimento dell'appearance, vale a dire il campo di firma visibile, all'interno delle pagine del documento firmato. Il formato di firma PADES è applicabile ai soli file PDF, DOC, DOCS, XLS, XLSX, supportati da Microsoft Word e Microsoft Excel versione 2007 o superiore. Per iniziare, avvia il software Aruba Sign. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti, oppure trascinalo all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare il file. Dal menu indicato seleziona la voce PDF PADES. Accertati che il checkbox su Firma grafica non sia abilitato. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma, puoi apporre al file una marcatura temporale. Ti basta abilitare il checkbox in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato che desideri dall'apposito menu a tendina. Clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Vai su Prosegui e firma. Al punto 1 clicca sulla freccia e seleziona Firma remota. Al punto 2 inserisci il nome utente e la password della firma remota. Clicca Prosegui. Nella schermata successiva inserisci il codice OTP generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP USB in base al generatore di OTP che hai acquistato. Premi sull'icona dell'occhio per visualizzare il codice in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta esecuzione della firma sul file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato, oppure vai su Chiudi. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.